Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus preoccupa la quarta ondata con l'aumento dei contagi, proroga dello stato di emergenza a livello nazionale. Intanto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dice no alle feste di piazza a Capodanno, sarebbero troppo rischiose. Niente Capodanno in piazza per i cittadini della Campania. Era nell'aria, se ne parlava già da qualche settimana, anche se in principio il presidente della Regione Campania sembrava orientato a far scegliere liberamente ai sindaci dei rispettivi comuni delle cinque province. E invece, come ai tempi della zona rossa, annuncia un'ordinanza d'urgenza, tornando al cosiddetto metodo del lanciafiamme, Vincenzo De Luca, e lo fa nel giorno in cui il governo ha deciso di prolungare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo. Il punto a cui siamo arrivati era necessario prorogare lo stato di emergenza. Credo che fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Quindi firmerò delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti, e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po' su di giri, come è inevitabile che sia a Capodanno, facciamo i controlli, ma che vuoi controllare a Capodanno? Il presidente della Regione Campania è tornato poi sull'argomento vaccini, considerato che tra due giorni cominceranno le somministrazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dovremmo spiegare alle famiglie che il vaccino Covid è analogo al vaccino contro la poliomielite e contro il tetano. Non è facile, perché veniamo da mesi veramente di confusione e di aggressioni mediatiche davvero irresponsabili. Faremo tutti questo lavoro, a cominciare da me. Dovrò vaccinare la mia nipotina che ha 6 anni. Siamo in collegamento con il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto. Salve, grazie per essere con noi, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, una sentenza storica, ce n'era bisogno, io aggiungo. Uno psicologo di base significa un supporto anche a coloro che non possono permettersi delle cure a pagamento. È necessario questa introduzione in un momento così particolare e complessa della vita di ciascuno di noi? È necessario, e come diceva lei, si tratta di una sentenza storica, perché per la prima volta vedremo in una regione come la Campania, che farà da apripista a questo punto a livello nazionale, questa figura a cui lavoriamo tutti davvero da moltissimi anni, rappresentata appunto dallo psicologo di base, che andrà ad integrare e a sostenere l'importante azione che viene oggi svolta sul territorio dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, con un obiettivo fondamentale, che è quello di fornire un primo livello di servizio di cura psicologica accessibile a tutti indistintamente. Questo ci consentirà, soprattutto per le fasce sensibili della popolazione, immaginiamo bambini, adolescenti, anziani o persone con disabilità, di fungere da primo filtro di cura e poi indirizzare eventualmente ai livelli secondari di cura. Questo consentirà anche un alleggerimento del lavoro che oggi viene portato avanti dagli operatori sanitari all'interno del sistema sanitario regionale e ci auguriamo presto nazionale. Quindi praticamente possiamo dire che la Campania diventa regione pilota in questo senso. Come concretamente poi si snoderà questo servizio e quando partirà sul nostro territorio? Ecco, questa è una domanda importante. Solo ieri, le immagini che c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale, adesso già siamo al lavoro con la Regione, il nostro ufficio legale, i nostri consulenti sono al lavoro insieme all'Avvocatura regionale e agli uffici della Regione per definire le tempistiche. Inizialmente avevamo, prima che
il governo impugnasse la nostra legge, un tempo massimo di 180 giorni. Oggi non abbiamo una definizione di data precisa, per cui ci attiveremo immediatamente, in realtà ci siamo già attivati da ieri nel primo pomeriggio, perché dobbiamo lavorare alla regolamentazione, a quella che sarà la fase attuativa per la selezione, per la formazione, per l'accesso ai fondi, perché come lei diceva, siamo la regione a fare da apripista e questo dobbiamo dirlo, abbiamo già un primo finanziamento di 1.200.000 euro che ci consentirà poi, con un lavoro anche di rendicontazione, di dare conto del lavoro che queste figure svolgeranno all'interno dei distretti sanitari di base e attraverso uno specifico osservatorio che tanto abbiamo voluto presentare poi alle istituzioni i dati che sicuramente confermeranno il risparmio anche per i cittadini e per le istituzioni, dell'avere uno psicologo, una psicologa di base all'interno dei distretti sanitari. Quindi, come tempi, non abbiamo una definizione precisa da poter dare, ma ci siamo attivati affinché questo possa essere fatto nel minor tempo possibile. Mi piace ricordare prima di salutarci che c'è un'altra intesa tra l'Ordine degli Psicologi e la Regione Campania proprio a supporto delle famiglie con minori dai 5 ai 16 anni in difficoltà per questa fase attuale che stiamo vivendo, per il post-Covid, dove la Regione, insomma, ha fatto un altro stanziamento importante nei vostri confronti con un accordo siglato poco fa. Esatto, la ringrazio perché mi dà la possibilità di dare anche in anteprima un'informazione. È la prima volta che un ordine professionale in Campania, tra l'altro, riceve una somma così importante, parliamo appunto di 400.000 euro dedicati alla tutela della salute, dei cittadini e, dopodomani, il 16 dicembre, nel primo pomeriggio, abbiamo un incontro in regione con i referenti della regione e con le varie sigle di rappresentanza dei pediatri di libera scelta, per lavorare alle modalità operative e attuative che consentiranno la presa in carico delle famiglie e la scelta da parte dei cittadini di uno psicologo da una shortlist che verrà a breve resa possibile. Come lei diceva prima, per lo psicologo di base stiamo partendo adesso e ci vorrà del tempo, per questo protocollo siamo partiti un paio di mesi fa e adesso siamo arrivati alla fase praticamente di regolamentazione e di attuazione. Questa intesa è stata anche fortemente voluta dall'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, che è molto spesso nostra ospite. Noi Sì. la ringraziamo, Presidente, le auguriamo buon lavoro e naturalmente ci aggiorneremo quando sapremo con certezza quando partirà questo utile e necessario servizio sul nostro territorio. Arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. A presto. Alla Reggia di Caserta, il presepe di corte in versione multimediale. L'atmosfera della Reggia di Caserta è ancora più magica grazie all'allestimento multimediale degli spazi che ospitano la straordinaria raccolta di manufatti e testimonianze dettagliate della storia del costume del regno. La visita al presepe di corte si arricchisce infatti di un'esperienza unica e coinvolgente. Una doppia chiave di lettura accompagna infatti il pubblico alla scoperta di questi manufatti straordinari. Lo spettacolo nella sala del presepe di corte commissionato dai Reali di Casa Borbone sarà disponibile tutti i giorni negli orari di apertura degli appartamenti reali. I dettagli nelle parole della direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei. Il presepe reale alla Reggia di Caserta, un presepe speciale, unico presepe cortese realizzato dalla stessa famiglia dei Borbone, raccontato attraverso un allestimento multimediale che consente ai visitatori di vivere la suggestione di una giornata particolare, quella della Natività, ma anche la preziosità e la ricchezza di questi dettagli che fanno parte di una cultura e una sapienza magistrali di chi realizza proprio le opere di questi personaggi, che sono i personaggi della cultura del popolo. A Napoli nasce la casa dell'architettura. Tre mostre, una performance artistica di videomapping per raccontare come Palazzo Penne, edificio quattrocentesco del centro storico di Napoli, si trasformerà nella Casa dell'Architettura, il primo polo culturale per la rigenerazione urbana. Nella chiesa di Santi Demetrio e Bonifacio, in piazzetta Teodoro Monticelli, nella zona dei Banchi Nuovi, la presentazione del progetto di restauro, che, come ha spiegato l'assessore all'urbanistica della Regione Campania, Bruno Discepolo, costerà 10 milioni di euro e la cui partenza è prevista nel 2022. Abbiamo avuto tutte le autorizzazioni, abbiamo il permesso di costruire, abbiamo le risorse a disposizione che sono state stanziate nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico che ha destinato
a Palazzo Penne 10 dei 100 milioni complessivi del centro storico. Dopodiché siamo pronti a questo punto per fare la gara e per avviare i lavori che contiamo che possano iniziare nel 2022. Alla conferenza di presentazione sono intervenuti la presidente di Scabec, Assunta Tartaglione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Sì, un progetto molto importante, Palazzo Penne è un palazzo storico, uno dei palazzi più importanti della città, anche se forse non tanto conosciuto, perché rappresenta una fase storica della città che è stata poco conservata, quindi questo è uno dei palazzi più rappresentativi. Anche la destinazione che è stata scelta di destinarlo a Casa dell'Architettura è molto importante e simbolica, perché la città ha bisogno di buona architettura, ha bisogno di ripensare anche a quella che è la sua dimensione territoriale, avere una capacità, diciamo, di modernizzarsi mantenendo la sua grande tradizione. Siamo in collegamento con Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Campania. Salve, ben trovato. Buongiorno a lei e agli telespettatori. Allora, ieri in piazza nuovamente i Navigator, una situazione che sembra di difficile risoluzione. Cosa dice e cosa propone il sindacato? Noi abbiamo una difficoltà rispetto al fatto che in queste ore si sta discutendo nella manovra fiscale la possibilità di un emendamento voluto dal governo che proroghi in avanti almeno di 6 mesi il rapporto di lavoro con i Navigator. Ma il tema è molto più complicato e complesso, perché si tratta, rispetto allo strumento del reddito cittadinanza e la funzione per cui furono in qualche modo investiti queste lavoratrici e questi lavoratori, dover garantire un servizio non solo di consulenza, ma traghettare tutti i potenziali percettori di reddito cittadinanza e una funzione anche di coordinamento, quello che doveva essere la missione del lavoro e della piena occupabilità. Oggi c'è una difficoltà operativa e il conflitto in qualche modo, e come sempre in questo paese si cerca sempre di mettere gli uni contro gli altri, è la fusione dei centri per l'impiego, storicamente deputati ovviamente a orientare nel mondo del lavoro tra la domanda e l'offerta, e i Navigator che hanno una missione molto più qualificata e professionalizzata, finalizzata ovviamente a quella che era il reddito cittadinanza. Noi parliamo naturalmente di 2.700 Navigator in Italia, 400 in Campania, quindi sono numeri importanti in un momento in cui i dati sono allarmanti sulla disoccupazione. Tema purtroppo anche complicato in Regione Campania, perché c'è stata una presa di posizione dall'inizio, in verità per onestà intellettuale, del Presidente De Luca, in cui rispetto al suo intendimento era contrario alla misura del reddito cittadinanza ed era contrario evidentemente all'impiego di queste professionalità che in qualche modo, secondo il Presidente De Luca, sarebbero diventate un costo aggiuntivo rispetto al quadro di assunzioni di pubblico impiego. Noi non la vediamo così, noi la vediamo come una grande possibilità per questa regione, una grande opportunità di consulenza, di professionalità e un valore aggiunto nel momento in cui si sta discutendo di efficientare l'amministrazione pubblica e di avere personale, funzionari molto qualificati rispetto alla gestione di programmi, progetti e risorse. È un grande controsenso, e rispetto ai grandi numeri, 400 in Campania sono una percentuale elevata, e quindi il tema all'interno di questa manovra fiscale debba essere un tema dei Navigator in Campania, e non per essere populista, un tema centrale rispetto anche al Ministro del Lavoro Orlando e se non addirittura evidentemente alla cabina di regia dei Ministri. Certo, ricordiamo che la data di scadenza è il 31 dicembre, per cui insomma è dietro l'angolo. Le chiedo che 2022 sarà in campagna sul tema dell'occupazione, visto che sono tante le vertenze aperte e purtroppo, ahimè, possiamo dire di aver dovuto definitivamente chiudere la vertenza Whirlpool nel modo peggiore. Sì, io sono un ottimista di carattere, forse un po' meno rispetto al ruolo che svolgo, ma è evidente che il 2022 non è un anno che si apre nei migliori dei modi. C'è quest'ultima tegola importante che è la Leonardo, c'è un settore strategico come
l'aerospazio, in cui ricordo la Campania è nei primi posti all'interno dell'Europa e all'interno anche del nostro paese, perché è uno dei tre settori strategici della nostra regione. C'è, ahimè, la questione adesso, la vera sfida di Whirlpool, perché registrata questa battuta di arresto in cui i lavoratori hanno interrotto il rapporto di lavoro, stiamo attendendo con l'apertura anche dell'incontro dei prossimi giorni che avverrà al Ministero quale sarà il cronoprogramma rispetto ai consorzi. Leonardo da una parte, Whirlpool dall'altra, c'è qualche spiraglio rispetto agli ex Jabil, ma io credo che complessivamente il settore del manufatturiero e dell'industria in Campania non gode di ottima salute, perché non si vedono motivi di programmazione in politica industriale, non si intravedono quali debbano poi essere effettivamente i programmi da mettere in campo sulla transizione ecologica, sulla nuova missione industriale, sulla riconversione anche delle missioni produttive e degli stessi lavoratori. Io non oso immaginare il 2022, che dovrebbe avere un'accelerata da un punto di vista di finanziamenti e risorse europee, e trovare una classe di lavoratrici e di lavoratori non preparati, non formati, perché queste transizioni e questi nuovi prodotti e queste nuove mission debbano essere poi al centro dello sviluppo di questa regione. Poi c'è da consolidare anche le altre eccellenze. Noi abbiamo grandi eccellenze e vanno messe anticipate. Io non voglio essere cattivo premonitore di qualcosa, ma vanno anticipate eventuali decadenze. Penso all'automotive. Bisogna stare attenti anche all'automotive, perché la Francia, il socio di Stellantis, dell'ex Fiat, produrrà due modelli Peugeot in Francia che sono tutti ecologici verso le batterie, e qua in Campania non sapremo che cosa faremo Stellantis, se svolteremo sull'idrogeno o sulle batterie elettriche, soprattutto a Prato la Serra, in cui si produce ancora motori diesel. Siamo preoccupati. Noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo naturalmente buon lavoro, sperando che le tante vertenze aperte si possano risolvere positivamente per la nostra regione e non solo. Arrivederci. Grazie, speriamo che da Roma arrivi un buon segnale. La cittadinanza, l'identità e i confini, giuristi a confronto. Nel corso del convegno è stato presentato il volume La cittadinanza, l'identità e i confini, incontro che si è tenuto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli. Il tema quanto mai attuale pone l'accento per discutere della immigrazione in chiave giuridica, come spiega Antonio Palma, presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La cittadinanza, che è di certo un luogo identitario, una dimensione culturale, è anche una relazione giuridica. Solo che gli stati contemporanei l'hanno costruita come relazione tra il cittadino e uno Stato. Allora, partendo da questo presupposto, è evidente che la cittadinanza abbia una dimensione divisiva. Si deve puntare ad una città che possa essere inclusiva e accogliere gli altri senza alcun tipo di discriminazione, dice dal canto suo Francesco Fasolino, presidente del Consiglio Didattico Unisa. La nozione di cittadinanza è una nozione, volendo abusare di una espressione oramai corrente, profondamente in crisi. Certamente è una nozione che va ridefinita, ripensata. E questo compito non può essere soltanto del giurista, e meno che mai del giurista positivo. Occorre uno sforzo comune a più discipline, a più settori del sapere, che intersechino queste problematiche e in qualche modo tentino di superare le difficoltà di una nuova definizione di questa categoria, che sia il più possibile inclusiva. Per non dimenticare il grande Pino Daniele, una serata a lui dedicata. Artista, musicista, ma anche filosofo e poeta, un Pino Daniele inedito, quello raccontato sabato sera nel corso della serata Pino Daniele e Live Charity Event, note d'arte organizzata al Chiostro di Santa Caterina, insieme alla Pino Daniele Trust Ollus. Alex Daniele, figlio del compianto artista, e Antonio Onorato raccontano la figura del padre e dell'amico. Cerchiamo con la Fondazione Pino Daniele di portare avanti un po' quello che è i progetti che aveva iniziato mio padre, che era molto attento a valorizzare l'opera dei giovani, e oggi con la fondazione cerco proprio di puntare a questo, quindi di dare delle possibilità ai ragazzi di potersi esprimere, ma anche di creare dei brani, di creare delle loro opere, ispirandosi però a quelli che sono i punti di riferimento anche di mio padre. Rimane il suo
messaggio, il suo esempio anche di vita, di come persona, di quello che ha saputo raccontare Pino. E guarda, la cosa che rimane di più comunque è la musica, quando rimane la musica c'è tanto, nella musica di Pino c'è tanto. Nel corso dell'evento, a cui ha preso parte anche Enzo De Caro, la premiazione del concorso fotografico East Side Stories, primo progetto culturale sostenuto dall'associazione Estramenia, in sinergia con la fondazione Made in Cloister e a cura di Federica Cerami. La serata è proseguita con un concerto di giovani musicisti del Conservatorio di Milano e di Napoli che hanno eseguito brani di Pino Daniele. Tra gli ospiti anche il presidente della BCC Napoli, Amedeo Manzo, che ha consegnato un assegno dell'istituto di credito all'associazione Estramenia. La banca è stata vicina sia a questa bellissima struttura ma a questo fervere di iniziative di carattere imprenditoriale. Stasera ne abbiamo prenota una con un assegno di 1000 euro messo a disposizione dell'associazione Estramenia, ma vediamo quanto Napoli sia, quando si mette insieme, quando fa venire fuori le idee all'interno dell'arte, della capacità imprenditoriale, ma soprattutto dell'innovazione. Quindi storia, continuità e innovazione alla base di un grande progetto per Napoli in cui la banca è vicina alle piccole e piccolissime imprese, agli artigiani, ai giovani, alle start-up, alle famiglie, insomma a tutta Napoli. Agendo 2022, presentata Napoli al MAN, 30 anni di storia. Tra la Pantera e Tangentopoli, le case famiglie, le scuole di periferia, i condomini e le strade di una Napoli sempre accoglienti sono gli scenari in cui si svolgono le storie di Agendo 2022 30 anni, l'agenda libro di Gesco Edizioni, giunta alla sua 17ª edizione, presentata al MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'agenda quest'anno dedicata a Michele Serio, lo scrittore partenopeo scomparso il 24 ottobre scorso, predilige racconti all'interno dei quali vengono raccontate storie di vita vissuta. Questa fase storica è fondamentale, uno sguardo alla natura, uno sguardo a quello che veramente è essenziale, perché noi abbiamo un po' dimenticato l'essenziale, ecco. Quindi sicuramente lo sguardo al verde, all'ecologia, alla natura, secondo me è fondamentale e anche è un impulso particolare a Natale e regalare a tutti noi una speranza per un mondo diverso. Ho raccontato la storia di un ragazzo che era ritornato in famiglia ed era stato in uno di questi manicomi. Un ragazzo che era ritenuto difficile, che era evitato, che addirittura faceva paura alle mamme degli altri ragazzini che giocavano nel cortile. Però aveva un rapporto intenso sia con la natura, con gli alberi che con i gatti. È un ragazzo che probabilmente, se non avesse avuto le cure violente fatte di elettroshock e di segregazione come si faceva allora, probabilmente non sarebbe stato ritenuto pazzo. A presentare l'agenda il direttore del MAN Paolo Giulierini, ma soprattutto il Deus Ex Machina di Gesco Sergio D'Angelo. I 30 anni che noi prendiamo in esame invece sono stati particolarmente fecondi, ricchi, turbolenti per certi versi, fecondi dal punto di vista sociale. In questo periodo si è prodotto forse la migliore, la più evoluta e legislazione sociale dopo la legge Crispi. E 30 anni non fanno la storia, resta cronaca, insomma. Noi proviamo con questi 13 racconti a qualificarla un po', questa cronaca. La raccontiamo alla nostra maniera, grazie sempre al contributo di tanti scrittori, giornalisti che ogni anno si prestano per realizzare un prodotto bello da vedersi ma anche intelligente a sentire l'opinione dei tanti che l'acquistano, dei tanti che ci sostengono. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.